Perché quando le persone si trovano assieme ed assistono in diretta ad un evento tragico come una violenza, una rapina o una persona di stessa terra che soffre non intervengono? Quali meccanismi psicologici impediscono a queste persone di agire? Purtroppo ci sono molti casi di cronaca che ci raccontano quanto sia comune questo fenomeno. Tutto questo avviene per quello che viene chiamato in psicologia effetto spettatore. In questo video scopriremo che cos'è, perché si verifica e cosa possiamo fare per non cadere in questa trappola. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti e curiosi di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. L'effetto spettatore o bystander effect si riferisce ai casi in cui gli individui non offrono alcun aiuto a una persona in difficoltà in una situazione di emergenza quando sono presenti anche altre persone. Questo fenomeno è stato ampiamente studiato in psicologia sociale, in particolare da due autori, i quali misero a punto diversi esperimenti per verificare perché le persone si astengono dal prestare aiuto. In un tipico esperimento, il soggetto è o da solo o in un gruppo con altri soggetti oppure in un gruppo con dei complici dei ricercatori. Viene scenata una situazione di emergenza e gli psicologi misurano quanto tempo occorre perché i soggetti intervengono, se intervengono. Questi esperimenti hanno dimostrato principalmente che la presenza degli altri inibisce l'aiuto. Questo sembra essere subito un fattore chiaro per gli autori per comprendere l'effetto spettatore. Gli studi di questi autori però iniziarono a seguito di un fatto di cronaca importante che avvenne nel marzo del 1964 a New York, ovvero l'assassinio di Kitty Genovese. Nelle prime ore del 13 marzo del 1964, Kitty Genovese, una barista di 28 anni, fu violentata e accoltellata fuori dal condominio in cui viveva nel Queens a New York. Quando la donna gridò, le urla furono udite da parecchi vicini, ma in una fredda notte e con le finestre chiuse, solo pochi di loro riconobbero in quei suoni richieste d'aiuto. Quando uno dei vicini gridò contro l'aggressore «Lascia stare quella donna!», l'aggressore fuggì e Kitty arrancò lentamente verso il suo appartamento, ubicato alla fine della strada. Nella mezz'ora circa in cui l'uomo impiegò a uccidere Kitty, nessuna delle persone che abitavano nei paraggi accorse in suo aiuto. Mezz'ora dopo l'aggressione, la polizia ricevette la telefonata di un testimone che riferì l'accaduto, ma volle rimanere anonimo per non essere coinvolto. Il giorno seguente, quando la polizia interrogò gli abitanti del quartiere, 38 persone ammisero apertamente di aver sentito le urla. Tutte avrebbero avuto il tempo per fare qualcosa, ma nessuno decise di agire. Forse è comprensibile che, per paura di essere aggredita a sua volta, una persona non fosse uscita in strada di corsa, ma perché nessuno aveva chiamato prima la polizia? È proprio a seguito di questo fatto di cronaca che fu istituito negli Stati Uniti il numero 911, ed inoltre è proprio a seguito di questo tristissimo evento che gli studiosi si interessarono al perché le persone non erano intervenute. Gli autori, a seguito dell'omicidio di Kitty Genovese e anche a seguito dei loro esperimenti, proposero un modello per comprendere l'effetto spettatore. Secondo il modello cognitivo dell'intervento dello spettatore, l'aiuto di una persona dipende dai risultati di una serie di decisioni. In ogni fase di questo percorso potrebbe essere presa una decisione capace di interrompere una tendenza ad aiutare. Le fasi del modello sono 5. Innanzitutto, essere presenti a ciò che accade. Questo mi sembra ovvio. Dopodiché è necessario definire un evento come un'emergenza. Le probabilità più alte di definire una situazione come un'emergenza si hanno quando crediamo che la condizione della vittima sia grave e possa peggiorare con rapidità. I risultati mostrano come è più probabile che le persone aiutino nelle emergenze, per esempio quando qualcuno ha bisogno di un'iniezione di insulina per il diabete, piuttosto che nelle non emergenze, quindi quando una persona ha bisogno banalmente di un farmaco per un leggero mal di testa. Indizi verbali, poi come le grida, sono particolarmente efficaci e aumentano la probabilità dell'intervento da parte di uno spettatore. Il terzo elemento del modello è assumere responsabilità. Può accadere che una persona che è testimone di un'emergenza sa che ci sono altri a osservare la scena, ma può non vedere le loro reazioni. Questo fu chiaramente ciò che accadde nel caso di Kitty Genovese. Talvolta la decisione di assumere la responsabilità è determinata dal grado di competenza che l'osservatore sente di possedere nella situazione specifica. Infine, e l'ultimo passaggio del modello, è il decidere che cosa può essere fatto. Se dubitiamo che la situazione sia un'emergenza o non sappiamo che cosa fare in quella situazione, il comportamento degli altri intorno a noi può influenzare il modo in cui reagiamo. Immaginiamo il fatto che altri vicino a noi intervengono e allora siamo più propensi ad intervenire e a dare una mano. Se anche gli altri rimangono fermi e immobili, è molto probabile che anche noi non ci muoviamo. Ma perché non aiutiamo allora gli altri?
Ecco, gli autori proposero poi, a seguito del loro modello, diversi processi psicologici che secondo loro potevano innescare le difficoltà dell'aiuto in presenza di altri. Secondo gli autori sono tre i fattori psicologici implicati in questo fenomeno. Il primo viene definito diffusione della responsabilità. La presenza di altri offre l'opportunità di trasferire a questi, a loro, la responsabilità connessa con l'agire o il non agire. È più probabile, infatti, che le persone sole aiutino una vittima perché credono di avere su di sé l'intera responsabilità dell'azione. La presenza di un solo altro testimone permette alla diffusione di responsabilità di entrare in gioco. Questi risultati sono stati ottenuti dagli esperimenti degli autori e vi lascio qui, nel box della descrizione, alcuni articoli interessanti. Il secondo processo psicologico implicato è l'inibizione del pubblico. La presenza di altri, infatti, può rendere la persona a disagio nell'attuare l'azione desiderata. Le persone non vogliono apparire stupide reagendo in maniera eccessiva e questo porta all'inibizione del comportamento. E, come ultimo processo, l'influenza sociale. Gli altri ci forniscono un modello di azione. Se sono passivi e senza preoccupazione, è probabile che la situazione sembrerà meno seria di quello che in realtà è e quindi ciò ci porterà a non agire. Dopo aver visto quali sono i fattori che agiscono sul non aiutare una persona in difficoltà, è lecito chiedersi, ma ci sono invece dei fattori che permettono di aiutare di più? Disponiamo di un vasto assortimento di risultati di ricerca che ci indicano alcuni fattori chiave per individuare quali possono essere le persone che aiutano di più. Innanzitutto, quando le persone stanno bene, sono anche più sensibili ai bisogni degli altri e quindi più pronte ad aiutare. Per le persone invece con uno stato d'animo negativo vale chiaramente il contrario. Inoltre, le persone che sono sicure sono molto più compassionevoli e altruisti. Gli uomini, inoltre, in media, sono più propensi a dare aiuto rispetto alle donne. È importante anche, come abbiamo visto prima, il grado di competenza. Sentirsi in grado di affrontare un'emergenza rende più probabile il proprio aiuto. Curiosamente, infine, dai risultati emerge come le persone provenienti da piccoli centri abbiano una probabilità maggiore di prestare aiuto rispetto a quelli provenienti da città più grandi. Se anche voi vi siete trovati in una situazione di emergenza e siete rimasti bloccati, oppure, ancora meglio, siete intervenuti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi ritrovate un po' in quello che è il modello proposto dagli autori o se, secondo voi, in realtà queste cose non rispecchiano poi quella che è stata la vostra esperienza. Chiaramente, quando parliamo di fenomeni psicologici, dobbiamo ricordarci che non siamo tutti uguali. Quando vengono fatti gli esperimenti, i risultati che si ottengono vengono poi analizzati in media e quindi viene fatta una stima di quello che potrebbe essere il comportamento più probabile di una fetta della popolazione, il che non vuol dire che poi ci comportiamo tutti in questo modo. Se siete curiosi di questi fenomeni sociali, ho fatto un video poco tempo fa che parla della profezia che si attuavvera, un altro fenomeno psicologico e sociale molto interessante. Vi lascio il link in descrizione e vi invito anche a seguirlo. Cari amici, questo video termina qui, spero, come al solito, sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, per me è estremamente importante, e di lasciare, se volete, un commento, una critica, un'osservazione nel box dei commenti qua sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!